Quindi il mio personaggio è quello di un narratore che viene a cucire insieme i vari brani e diciamo fa da riempitivo, da tessuto connettivo tra un pezzo e l'altro. È questo rapporto tra sacrale, tra l'eros e il sacro. Questo secondo me, essendo poi il cristianesimo una religione incarnata, cioè proprio nella carne e nel sangue, letteralmente, credo che l'abbia proprio azzeccata questa, cioè di ritrovare nella spinta, diciamo, erotica un po' la stessa giustificazione che c'è anche nel sacro. È un concetto un po' difficile da spiegare, però voglio dire che la stessa energia che c'è nell'attrazione verso, a volte verso la carne, è la stessa energia che dovremmo avere nell'attrazione verso il sacro, verso l'altro da noi. E in questa identità credo che ci sia una grande verità, difficile da esplorare, perché come al solito poi la carne butta un po' di nebbia sul paesaggio, quindi uno non perde un po' le coordinate. Però ecco, la stessa energia, sicuramente la stessa energia che c'è per l'amore verso una donna, per esempio, deve essere anche il punto di partenza, ma molto di più, insomma, dell'amore verso Dio, credo. Senza energia amore non ce n'è. Non c'è l'amore esangue, c'è l'amore vivo, l'amore forte, l'amore passionale. E in questo senso molti santi ci hanno dato dei grandi esempi, la Santa Teresa d'Avila, eccetera, eccetera, eccetera.